Allora, come vi dicevo, qua siamo nell'antico formulario di Langhirano, è una struttura dei primi del Novecento, qui venivano legati questi anelli gli animali per poi essere venduti, dietro invece di noi c'è un piazzale, adesso c'è la biblioteca civica, lì invece un tempo c'era il macello, perché qui venivano, è luogo tradizionalmente della produzione del prosciutto di Parma, e quindi qui c'era il mercato e là cominciavano già tutta la fase di produzione del prosciutto. In realtà il prosciutto di Parma non nasce proprio qui a Langhirano, ma nelle colline qui vicine. Nell'Ottocento, Napoleone Bonaparte, che era a Parma, agli inizi dell'Ottocento, viene portato in un paesino sulle montagne parmensi, che si chiama Vianino, da un signore che in dialetto lo chiamavano Nez Dolce, che vuol dire naso dolce, perché aveva la capacità di sentire con la fibula del cavallo, che dopo vedremo, quali erano i prosciutti più dolci. Napoleone, che aveva una gastrite tremenda, stava bene quando mangiava il prosciutto di Parma, e per questo lo apprezza e lo fa esportare in tutta la Francia. Da qui inizia la produzione industriale del prosciutto di Parma, siamo agli inizi dell'Ottocento. Successivamente il primo polo industriale si sposta a Collecchio, che è una località vicina a Langhirano, ma non era qui a Langhirano. Poi viene costruita una tranvia che collega Langhirano a Parma e quindi tutto il polo industriale si sposta qui, perché siamo allo sbocco della valle, quindi i prosciutti stagionano bene e c'era facilità di trasporto per portarli poi in tutto il resto d'Italia. Quindi siamo già in un'epoca recente, vi parlo in questa sezione invece di un'epoca molto più antica. Il prosciutto di Parma e soprattutto l'allevamento di maiale parte già dall'età del bronzo, siamo nel 1400 prima di Cristo. Negli scavi archeologici fatti qui sulle colline di Langhirano hanno trovato molte ossa di maiale. E questo perché? Perché qui abbiamo i querceti. Querceti vuol dire ghiande, vuol dire cibo per maiali. Quindi era l'allevamento più logico da fare. Se guardate quella cartina là, vedete due culture alimentari, per così dire, dell'Emilia-Romagna, una più spostata verso l'Emilia, incentrata sul maiale, e una più verso la Romagna, invece sulla capra, anche sulla pecora. E perché questo? È dovuto anche a delle vicende storiche. Noi qui abbiamo avuto, oltre partendo già dalle invasioni celtiche, successivamente il periodo romano ha sfruttato molto diciamo, la carne suina anche per l'esercito, e poi nel tardo antico abbiamo avuto le invasioni barbariche. Qui da noi sono arrivate popolazioni nordiche, i Longobardi, i Goti, che hanno inciso ancora di più sulla cultura alimentare, portando una cultura alimentare sempre più spinta verso il consumo di carne. Invece, per quanto riguarda il settore romagnolo, eravamo sotto l'influenza bizantina, quindi una cultura più mediterranea, al posto dell'olio che usavano in Romagna, noi usavamo invece magari il lardo, lo strutto, e quindi sono proprio due aree geografiche che ancora oggi si portano dietro questa cultura alimentare. Tutti questi pannelli raccontano un po' questa evoluzione, sia nel periodo romano, con la centuriazione della pianura padana, la fondazione di Parma nel 183 a.C., e tutto quindi questa evoluzione culturale del territorio che porta al consumo di carne tipico che abbiamo oggi. Ci spostiamo nella seconda sezione. Il maiale è preistorico. Il maiale adesso ve lo racconto qui. Allora, in questa sezione si racconta proprio il maiale. Il maiale, tenete conto che fino all'Ottocento non c'era il maiale rosa che conosciamo noi oggi. Fino all'Ottocento c'era un maiale nero, questo, che è una razza tipica del nostro territorio, che si chiama maiale nero parmigiano. È una razza che ha rischiato l'estinzione fino agli anni Ottanta del Novecento, quindi fino a poco tempo fa, proprio perché a metà 800 vengono mandati in Inghilterra degli esperti di allevamento e trovano questo maiale, l'Argoai, che diventava in 9 mesi 160 kg, il nostro in 2 anni 120. Questo
quindi hanno fatto due conti e hanno importato il maiale inglese, che era già incrociato all'epoca col maiale cinese, già nell'Ottocento, per avere questa razza appunto che ingrassa molto rapidamente. E, ovviamente la carne è diversa. Il maiale nero, noi siamo abituati a vedere molto separato il grasso e il magro, e il maiale nero invece ha la carne inframmezzata dal grasso, quindi una carne più soffice, più tenera e più saporita. E il maiale da cui oggi si fa il prosciutto di Parma deriva da queste razze, il Large White e il Landrace. E purtroppo quando è stato fatto il disciplinare questa razza era quasi estinta, quindi non è stata inserita nel disciplinare, quindi non si può oggi marchiare un prosciutto di Parma fatto con maiale nero. Questo si è ricominciato ad allevarlo, quindi si comincia a trovare salume di maiale nero, una razza ovviamente molto più dispendiosa da allevare perché ha un allevamento molto più lungo, ingrassa meno, quindi si ha meno prodotto, ma è sicuramente una carne con diciamo sia sapore diverso che anche proprietà diverse. E in questa sezione in cui si parla della cultura, diciamo così, umana e del maiale, è stato inserito in questo tavolo che fa vedere la cultura del maiale nelle diverse aree, diciamo così, umane, ad esempio il maiale nella cartolina, e si possono esplorare tutte queste cartoline sui maiali. Ci sono varie sezioni, quindi ad esempio il maiale nel mondo antico, c'è tutta la parte dedicata al maiale e al rapporto che ha con l'uomo. Questo perché è proprio antichissimo e molto molto radicato. Se dopo avrete due minuti potrete esplorarlo. Ci spostiamo nell'altra sezione. Questa è una sezione molto importante. È una sezione molto importante perché parliamo del sale. Il sale dà il nome, per esempio, al salame, no? È la radice della parola salame, che tra l'altro si afferma nel 500, la parola salamen, che prima indicava alimenti salati in generale, dal 500 invece va a indicare proprio il prodotto, il salame. La radice ovviamente è il sale. La carne, compreso il prosciutto, si conserva grazie al sale. E noi avevamo qui a Parma, e abbiamo ancora, un sale molto particolare, che è quello che vedete dentro questa campana di vetro. È il sale di Salso Maggiore Terme, che oggi ci sono appunto le terme, ci sono acque termali, e quando si estraggono si estrae questo sale, che è un sale che viene chiamato niveo, perché sembra neve, tant'è fine, e ha delle proprietà molto particolari. È ricco di bromo, iodio, zolfo, che sono antisettici naturali. Quindi, siccome il sale costava, se ne metteva il minimo indispensabile. Mettendo poco sale sul prosciutto, e ne bastava poco perché ha queste proprietà, il prosciutto era dolce. Questo era il segreto del prosciutto di Parma. A differenza del San Daniele, un'altra grande produzione italiana, il prosciutto di Parma viene salato solamente sul taglio e non messo sotto sale, quindi è proprio il tarare nel modo giusto il sale che ci permette di avere il prodotto dolce che conosciamo. E, un'altra curiosità è che anche questo è stato rimesso in commercio da poco tempo e veniva estratto pompando quest'acqua, e quest'acqua veniva spruzzata su delle lastre roventi, evaporava l'acqua e rimaneva questo sale veramente finissimo, che non aveva bisogno di essere macinato. Questo invece è un macinasale, perché poi l'industria, richiedendo sempre di più quantità importanti di sale, si è affidata all'industria al sale di Cervia, che è un altro sale veramente molto valido per l'industria alimentare, non ha le stesse proprietà, ma adesso si riesce a tarare molto bene. Addirittura i nuovi stabilimenti, i nuovi salumifici, hanno delle macchine che scansionano ogni prosciutto e vedono dove c'è carenza di sale e dove ce n'è troppo. Quindi, riuscendo a tarare in questo modo, si sta cercando di eliminare quei difetti che può avere il prosciutto, che ogni tanto capita che se ne trova uno più salato dell'altro.
ma è naturale perché è tutto nelle mani dell'artigiano che sala e che fa il prosciutto. Questo è quello che fa il sale. Il sale ha due scopi: un po' penetra nella carne e un po' estrae l'acqua. Estraendo l'acqua fa sì che non prolifichino i batteri. Quindi la stagionatura perfetta può avvenire qui all'imbocco delle valli, perché non c'è quell'umidità che c'è per esempio nella bassa pianura padana verso il Po, e dopo vedremo la geografia dei salumi della provincia di Parma, e con l'adeguato apporto di sale. Questi sono i pozzi medievali delle saline di Parma, cioè quelle di Salso Maggiore Terme. Sono sempre state importanti sin dal Medioevo e hanno caratterizzato tutta la vita del territorio dell'Emilia in generale. Questa curiosa immagine fa vedere come veniva estratto il sale a Salso Maggiore. Venivano utilizzati prigionieri che facevano andare questa ruota che permetteva di calare i secchi all'interno dei pozzi e prelevare l'acqua salata per poi estrarre il sale. E qua siamo nel Settecento, ogni epoca ha avuto, diciamo così, i suoi modi di estrarre il sale. Queste sono invece le saline che si trovano in Italia. Ci sono diversi tipi ovviamente di sale. Ci sono le saline marine e le saline invece, per esempio il San Gemma e quello cristallino, quindi ci sono varie. Quello di Salso Maggiore è ancora diverso perché non è San Gemma ma è estratto da quest'acqua salata, ma non è neanche marino, fa parte di quell'acqua dell'ultimo mare padano che c'era un milione di anni fa. Fino a un milione di anni fa qui c'era il mare, arrivavano i primi uomini, diciamo così, i primi nostri antenati in Europa, e noi avevamo tutto il mare nella pianura padana che ha lasciato questi depositi salini. Ci spostiamo avanti. Allora, vi abbiamo detto che è una storia molto lunga, e se avrete occasione di visitare Parma, vi consiglio di dare un occhio al portale del Duomo di Parma, perché sopra al portale ci sono tutti i mesi. Nel mese di novembre c'è proprio la rappresentata l'uccisione del maiale. Ovviamente il maiale veniva ucciso in un periodo freddo per sempre i problemi di batteri e di possibili, quindi per conservare bene la carne. Nel battistero invece c'è questa formella dove c'è questo signore che mette ad asciugare dei salami, e siamo ovviamente in periodo medievale, per far capire quanto è già radicata questa tradizione. Viene inserito nel tempo astratto di Dio, perché si considerava come un'azione che l'uomo ha sempre fatto, e in effetti l'ha sempre fatta questa azione da quando è qui. Qua ci sono tutti gli strumenti del norcino, il principale è questo, che viene chiamato al corador, che serviva per uccidere al cuore il maiale. Veniva ucciso con questo stiletto al cuore e poi appeso a testa in giù, perché veniva raccolto il sangue, quindi veniva reciso al giugolare, perché anche il sangue veniva utilizzato. Sembra crudo, ma in realtà c'è una tradizione di rispetto verso il maiale, tant'è che è l'unico che ha due nomi: ha un nome da vivo e un nome da morto. Da vivo viene chiamato Algosei, da morto viene chiamato Alnimel. Alnimel vuol dire l'animale, l'animale per eccellenza, perché è quello che d'inverno ti dà la vita, dal gozzo, esatto. L'inglese pig e porco. Esatto. E quindi i norcini si facevano fare questo ferro proprio dimensionato sulla loro mano, sia per ovviamente perché il maiale era grosso, quindi non doveva far male neanche al norcino, ma anche per cercare di farlo soffrire il meno possibile. C'era da ucciderlo chiaramente, però c'era questa tradizione, insomma, in qualche modo di un rispetto verso l'animale.
Qua vedete poi tutte le altre strumentazioni per fare i vari pezzi, quindi fare i vari le coppe piuttosto che i salami, piuttosto che i prosciutti, e tutta la procedura la vedete in quelle immagini là. Veniva lavato con l'acqua bollente, però inferiore agli 80 gradi perché sennò rovina la pelle, e appeso a testa in giù. Ovviamente poi vengono utilizzate le vesciche, i budelli per fare anche gli insaccati, e poi vedete anche tutta la produzione finale dei ciccioli, della cicciolata, che vediamo un pochino più avanti. Scusa, manca sì. Una foto qui però, la cucitura del budello. Esatto, quella sì. Manca. Guarda che fino a 20, circa 30 anni fa, a casa di tutti noi succedeva il maiale. La vendita poi dei salumi, diciamo, che venivano prodotti qui e poi venduti in città. Qui invece c'è la geografia dei salumi della provincia di Parma. La produzione del prosciutto di Parma è a sud, della Via Emilia, quindi in tutta la parte dei comuni montani. Perché a sud e non a nord? A nord c'è troppo umido, nella parte bassa della pianura padana sono famose appunto le nebbie della pianura padana, dove stagiona bene un culatello, non un prosciutto. Quindi dalla stessa parte anatomica si fa alla bassa il culatello della parte posteriore e nella parte anteriore il fiocco, quindi che sono insaccati. Quindi nella parte bassa della pianura padana si fanno gli insaccati, nella parte alta invece può stagionare anche un buon prosciutto grazie al clima e al vento che deriva dalla parte marina, quindi il famoso marino. Se guardate i salumifici più vecchi, quindi a Langhiran, hanno tutte le finestre rivolte verso monte, proprio per far arrivare quest'aria per stagionare i prosciutti. Una curiosità, alla bassa è tipico un prodotto che si chiama stroghino. Lo stroghino è un salame fatto di ritagli di culatello. Il nome deriva da una parola dialettale. Quando noi diciamo inventarci qualcosa, diciamo strolgar quel, vuol dire inventarsi qualcosa, e lo strolghino è proprio l'inventarsi qualcosa dai ritagli del culatello che avanzavano perché bisognava insaccarlo, e si sono inventati questo salame, da qui strolghino. E poi ovviamente vedete che la produzione è veramente diversificata, ci sono ovviamente tutti i tipi di salume, e qua vedete un po' anche quali sono, ma riconoscerete le aree in cui vengono ricavate le carni. Anche qui c'è una piccola sezione dedicata al salame. Ovviamente queste sono le macchine tritacarne, anche insaccatrici, perché bastava mettere davanti questa specie di imbuto e si insaccava ovviamente il salame. Prima di queste macchine si utilizzavano le mezzelune, che potevano essere anche a tre lame come quella che abbiamo là. Quindi il norcino normalmente si portava solamente questa macchina, i suoi coltelli, tutto il resto poi lo trovava nella famiglia. Il salame viene fatto soprattutto con o il carré, che è la parte dietro dell'animale, oppure con anche i ritagli di prosciutto. Poi ci sono salami particolari, come vi dicevo, lo strolghino, che invece sono fatti solamente con alcune parti del maiale. Qua ancora sono stati messi invece alcune
diciamo, alcuni elementi che servivano per fare il, diciamo, la concia e anche l'aromatizzazione del prodotto, il salame di fedina appunto viene fatto con il versato nell'impasto al vino bianco aromatizzato con l'aglio. A differenza, già ad esempio anche nel mantovano invece viene fatto col vino rosso, poi ha un'aromatizzazione molto più importante di aglio. Nel salame locale, che è il salame di felino, non si sente quasi l'aglio, io non me ne sono mai accorto che fosse aromatizzato con l'aglio. Una curiosità: il salame di felino inizialmente veniva chiamato di Castelfelino, perché a Felino c'è questo castello in cui c'è il museo del salame, e forse era meglio così, perché ancora un signore di Roma pochi giorni fa mi diceva che lui a Roma non lo trova più nel negozio in cui era abituato ad andare, perché il bottegaio era stanco della domanda mai di gatto. Quindi forse era meglio continuare a chiamarlo di Castelfelino, comunque di maiale, quindi, quindi insomma. Per la pancetta, così. Allora, questo è per i ciccioli e la cicciolata, perché veniva... i ciccioli? Allora, i ciccioli non so se li conoscete, ce li avete anche voi. E la cicciolata invece è quella là che vedete in alto, che è un salume che si affetta. Ed è fatto un po' come la coppa di testa, però non c'è solamente lo scappo della testa, ma ci sono anche tutti gli altri scappi che avanzano dalla lavorazione delle altre carni. Quindi, a differenza della coppa di testa, ha questa colorazione un po' scura, perché ci finiscono dentro anche le parti dell'interiore, insomma. Mentre la coppa di testa è solo la parte della testa. Per la cicciolata vedete quel torchio là avanti, che serviva proprio, esatto, per far uscire il grasso in eccesso e dare la forma poi alla cicciolata, al blocco di cicciolata. Questa è un po' invece la bottega tipica, questo mobile dell'Ottocento di un salumiere, ed è un po' la ricostruzione della salumeria tipica del territorio. Ci sono varie in questa sezione indicazioni sulla gastronomia, quindi su come veniva fatto il prodotto. Vi dico solamente una cosa: fino al 500 venivano nelle case cotti, cioè venivano stagionati come i crudi, poi cotti molto lentamente al forno. Questo per evitare problemi di batteri, quindi anche il salame, ma anche il prosciutto, era tradizione cuocerli. Noi abbiamo avuto la fortuna di assaggiare un prosciutto di maiale nero stagionato come un crudo e cotto lentamente al forno. Sono ovviamente più saporiti, e se si azzecca, perché il problema è che potrebbero essere un po' salati se la carne iniziale è salata, ma se la carne iniziale è dolce sono buonissimi. E questa era la tradizione fino al 500. Dal 600 poi migliorano un po' le condizioni igieniche e quindi si può mangiare anche il crudo senza problemi, e troviamo nei quadri, nelle nature morte, invece i prodotti crudi che venivano consumati così nelle case. Adesso qui c'è un video che mostra un po' la storia della produzione qua nel nostro territorio. Io sono nata nel 1907, l'11 novembre, alla Milano. Ho cominciato a lavorare alla testa di schiena, che avevo 14 anni. Mio padre aveva una trattoria e nella trattoria ho cominciato a vendere il prosciutto.
andavamo nei piccoli macelli nel Farnese e si comprava i prosciutti, poi li portavamo a Cranghiano, si mettevano sui tavoli e si cominciava a fare il sangue, si arricchiavano, poi con una tenaglia si faceva l'osso. Poi si mettevano sui balconi e lì si salavano. A salsa facevano il sale nelle terme e loro si mescolava col sale marino. Ma poi a salsa hanno smesso e loro hanno adoperato solo il sale marino e si cava. Mettevano dentro la cella, sui banchi stavano lì sotto sale, 22 giorni. Quando poi erano salati si levava il sale e si mettevano nelle celle, chiamiamo le celle di riposo. Faceva la lavorazione solo in inverno, quando era marzo-aprile, sospendevano e riprendevano in novembre, ecco. Allora si andava con la stagione naturale. Si dedicava e faceva freddo, allora andava bene, altrimenti era un disastro. Le celle sono tutte dal 1927. C'era una cella frigorifera grande e si lavorava solo in quella cella lì. Si prendevano dalle celle di riposo, si portavano fuori quasi all'aperto e lì si lavavano con l'acqua calda. Allora andavamo a legna con dei focolai lì e ci lavavano con le spazzole bene. Poi si appendevano al sole. Ecco, lì poi rimanevano fino a sera, poi li ritrovavamo nelle stagioni a asciugare con aperto le finestre, secondo la stagione, se era bella o brutta, ecco. Nelle stanzoni le scalere erano fatte come perché qui allora erano tutti di legno, ecco. Dal 26 al 27, quando abbiamo fatto le celle hanno inventato anche le scalere, perché prima si appendevano tutte accanto ai chiodi del pavimento, insomma. E gli stanzoni erano sempre al di sopra della cantina, con delle finestre larghissime perché girasse l'aria, quando poi tirava il vento piaceva ancora di più. La sugna si dava un po', non come adesso, poco attorno all'osso e basta, quando dallo stanzone si mettevano giù in cantina, quando erano quasi stagionati. Dopo poi veniva la selta in settembre, che allora si cominciava a puntarli, quando venivano i milanesi, i salmieri, che poi li caricavano con i carrettieri che stavano via 8 giorni. Ne mangiano molto volentieri. Ai miei tempi, quando ero giovane, lo mangiavano solo i signori, perché i poveri non avevano i soldi. Ma piaceva a tutti. Sempre piaciuto il prosciutto.
Meglio là perché la vedrete proprio diciamo davanti ai vostri occhi. E comunque aspetto un secondo che arrivino tutti. In questa parte si racconta invece quella che è l'evoluzione dei salumifici, quindi abbiamo visto prima l'evoluzione del maiale, come si trattano le carni, qua si fa vedere invece la lavorazione all'interno dei salumifici. Il primo problema è che le carni fino all'introduzione dei compressori per fare le celle frigorifere ovviamente i prosciutti venivano fatti solamente durante la parte invernale e la rivoluzione invece degli stabilimenti è stata con i primi compressori come quello che vedete qui per fare le celle del freddo. Con le celle del freddo cambia tutto. Oggi un prosciutto di Parma potrebbe essere fatto anche stagionare per esempio nella Bassa Parmense, poi non si può perché il disciplinare dice che va fatto in quest'area, però tecnologicamente oggi si potrebbe, un tempo invece non si poteva proprio perché non c'erano le condizioni ambientali. La prima fase ovviamente è la salatura del prosciutto. Il prosciutto viene salato e tenuto nella cella di raffreddamento 20-25 giorni circa, poi viene tolto, viene pulito, tolto il sale in eccesso e rilasciato nelle celle un'altra ottantina di giorni. Questo è per la parte diciamo del freddo. Poi viene estratto, pulito e messo diciamo ad asciugare. Successivamente all'asciugatura viene fatta una pre-stagionatura nei saloni alti del salumificio, quelli che vedete con quei finestroni molto lunghi, perché dovevano asciugare, doveva entrare l'aria, il cosiddetto marino, per far asciugare i prosciutti. Poi si mettevano in realtà dopo nella parte bassa del salumificio minimo 12 mesi per la stagionatura vera e propria. Qua trovate un po' tutti i vari strumenti, ovviamente veniva rifilato, l'osso veniva lasciato perché poi veniva tolto dopo e la massaggiatura del prosciutto serviva per togliere dalla vena principale il sangue che poteva essere rimasto. Quindi è importante che esca ovviamente perché sennò all'interno ti macchia le carni, te le rovina, qui ovviamente essendo che tutti i liquidi devono uscire, anche il sangue deve essere estratto. E questo ovviamente aiutavano, questa è del 1965, le prime sono state introdotte comunque nella tarda prima metà del Novecento per il resto prima si faceva a mano, si schiacciavano diciamo così e massaggiavano a mano tutti i prosciutti. Tenete presente che la produzione attuale è circa di 8 milioni e mezzo di prosciutti l'anno, una cosa del genere. In tutto l'Anghirano? In tutto il comprensorio, quindi non solamente l'Anghirano, ma tutti i comuni che possono produrre prosciutto di Parma, che sono gli allevamenti, devono essere delle regioni del nord Italia disciplinate dal consorzio. Quindi gli allevamenti possono anche essere nel Bresciano, eccetera. Invece la stagionatura poi deve avvenire qui, all'interno, diciamo, nella parte sud della provincia di Parma. Poi quelli sono i dati del 2018, alla fine trovate un pannello sulla sinistra in cui vi fa vedere tutti i dati, mi sembra il 2016 se non sbaglio, e avete tutti i dettagli, insomma vi dà un'idea della produzione del prosciutto di Parma. E, tra l'altro in questi giorni stanno facendo una revisione del disciplinare del consorzio del prosciutto di Parma.
le prime condotte di areazione dei salumifici in legno. Queste sono state recuperate da un salumificio che era in smantellamento, uno di quelli dei primi diciamo che sono stati abbandonati dopo le rivoluzioni profonde che sono state nella tecnologia, e quindi sono dovute cambiare proprio le tecniche di lavorazione del prosciutto. Vedete i primi ventilatori per l'asciugatura del prosciutto dopo che era stato lavato, che era uscito dalle celle di raffreddamento, quindi si toglieva il sale, lo si asciugava, lo si puliva, si faceva la toilettatura con queste spazzole e queste saggina e poi questa in plastica. E poi qua abbiamo ovviamente i marchi per marchiare il prosciutto come consorzio, poi questi li vedrete molto bene alla Perla, dove andrete, vi farà vedere che tipi diversi di marchio ci sono, quelli del consorzio, del produttore e quant'altro. Questa è la fibula di cavallo, è quella che serve a... per ogni partita di prosciutto vengono puntate in alcuni punti specifici del prosciutto dove si possono nascondere ancora delle sacche di sangue oppure che possono essere più delicate. In questo caso si può valutare se un prosciutto è buono o no, perché l'osso del cavallo ha la proprietà di trattenere gli odori e rilasciarli subito, quindi li cattura e poi appena la togliete li rilascia, e quindi con una persona esperta è in grado di valutare. Non si impregna, esatto, li rilascia e quindi può essere riutilizzata. Poi queste sono le forme dopo la disossatura per dare forma al prosciutto, che ovviamente quando si toglie l'osso viene aperto e quindi ha esigenza di essere ricompattato, diciamo così. Questa invece è la struttura di un salumificio, dove vedete avete la parte centrale dove avete i salumi, i prosciutti che vengono salati e messi a riposare in piano. E dopo quei 100 giorni che passano nelle celle di raffreddamento vengono lavati, portati nella parte alta ad asciugare. Si fa quindi una pre-stagionatura. Qui vedete fuori dal salumificio che fino a quando si poteva si mettevano all'aperto, e poi vengono portati invece nella stagionatura vera e propria per un 12 mesi minimo. E questa è la struttura che è storica dei salumifici, ma anche quelli moderni più o meno rispecchiano questa strutturazione. Ovviamente l'Anghirano come paese è cresciuto su questa produzione, quindi anche l'urbanizzazione di questo paese è in gran parte dovuta alla creazione di questo polo produttivo. L'Anghirano agli inizi del Novecento erano poche case sparse, successivamente dopo questa importante produzione è diventato un paese non enorme, però comunque si è sviluppato grazie a questa industria del prosciutto di Parma. Ci spostiamo appena avanti. Thank you.
Thank you.